Perde i sensi in piscina, salvato a Pianello un bambino di 11 anni, si è tuffato e non è riemerso. Tempestivo l'intervento del bagnino, è stato trasportato a Parma in elisoccorso. Rapina in farmacia, un bandito solitario si è introdotto nell'esercizio di via Genova intorno alle 18.30 e poi è fuggito, indaga la polizia. Multa da 180.000 euro per un night, il locale è finito nel mirino dell'ispettorato del lavoro, non avrebbe versato contributi per 10 anni. Il Cassinari in Viale Dante, giunta favorevole alla realizzazione di un polo scolastico nell'ex caserma dei pompieri di proprietà della provincia. Ultima parola spetta al Consiglio Comunale. No al Carbon Next, 5.631 firme. La petizione è stata consegnata questa mattina dai comitati alla provincia prima della conferenza dei servizi. L'Everest rinuncia alla Serie B, pallanuoto. Il presidente Cighetti lamenta. Dal 2003 aspettiamo una nuova piscina. Il comune speriamo in un ripensamento.